pochi giorni dall'inizio della quinta edizione del Rally del Matese si è tenuta presso la sede dell'ente parco di San Potito Sannitico la conferenza stampa che ha visto protagonisti i sindaci dei paesi interessati e gli addetti ai lavori che attraverso i loro interventi hanno realizzato un quadro chiaro e ben definito del rally, sottolineando le differenze con le scorse edizioni e le tante novità. A moderare sapientemente l'evento è stata la giornalista Dele Consola. In conclusione abbiamo raccolto per voi alcune interviste. Liberato, quali sono le sensazioni, le emozioni dei partecipanti alla vigilia della quinta edizione del Rally Round del Matese? Allora, questa è la nostra gara, perché la gara di casa è una gara sempre molto sentita, ancora di più quest'anno perché il percorso è ancora più ampliato e, almeno per quello che mi riguarda, è il ritorno della prova speciale a Cusano Mutri, che è un motivo di vanto, è un motivo di, insomma, di ancora di più di fare il nostro meglio per cercare di diciamo di ben figurare come abbiamo fatto nelle passate edizioni. La gara è veramente molto bella e abbraccia non solo il territorio di Cusano Mutri, ma quindi i paesi di Castello del Matese fino ad arrivare a Miralago, nonché una prova molto bella proprio per la location dei posti ed anche la classica prova speciale di Gioia Sannitica e poi quella di Fonte Greca, che è una prova completamente nuova e una zona a me sconosciuta per quanto vicina a casa mia, insomma. Quindi la gara è veramente molto bella, c'è tanta attesa e credo che ci saranno veramente degli avversari molto forti quest'anno. Grazie. A voi. Ecco, io a lei vorrei chiedere quali sono le differenze del percorso di quest'anno rispetto a quello dello scorso anno. Allora, diciamo che quest'anno abbiamo cambiato completamente, quasi totalmente il percorso, infatti praticamente siamo ritornati sulla storica prova speciale del Matese, abbracciando poi la provincia di Benevento e spostandoci anche nel comune di Fonte Greca. Quindi praticamente, diciamo, del vecchio percorso è rimasto veramente, veramente poco, anche perché poi i piloti amano ogni tanto comunque correre su dei percorsi diversi, e questo di quest'anno, vabbè, sicuramente è molto più bello e molto impegnativo di quello degli anni scorsi, quindi ci saranno nuovi stimoli anche per i piloti. San Potito è ancora protagonista in qualche modo all'interno della quinta edizione del Rally del Matese, ma come sempre ci sono dei forti impatti sul turismo. Quali saranno quelli di quest'anno? Sì, come dicevi tu, ha una grossa valenza, perché quest'anno il rally è anche a carattere nazionale, quindi ha una portata maggiore, superiore. L'organizzazione ha comunicato che ci sarà la presenza di oltre 100 macchine, per cui questo sta a significare che avremo, oltre ai piloti e copiloti, una serie di famiglie che verranno a trovarci e quindi li potremo ospitare e rappresentare la nostra offerta turistica, perché le nostre location sono ormai sempre più belle e sono caratterizzate ormai da un'apertura sempre più open, sempre più aperta, e questo ci fa essere molto molto contenti di questi eventi. Come dicevi poc'anzi tu, San Potito al centro, quest'anno abbiamo la possibilità di ospitare addirittura la chiusura del rally, quindi ci sarà una bellissima manifestazione domenica sera quando tutte le vetture rientreranno, ci saranno le premiazioni in Piazza della Vittoria, e questo ci inorgoglisce in modo particolare perché significa che abbiamo contribuito portando San Potito al centro della manifestazione. Grazie Sindaco. Grazie a te, grazie a tutti. Da San Potito Sannitico è tutto, grazie per essere stati con noi.